E nel momento in cui il nostro Alfredo dice all'universo, dell'universo in memore, io salgo fino in cielo. In un'area bravissima. A me permetta suonare senza guardare la tastiera come l'esame mi dà una grande frustrazione. Ma poi sbaglio. Sbaglio. Ma no. Però la cosa importante è che in un'area così breve anche il carattere infiammato e anche un po' vuoto, se vogliamo, di Alfredo che a me piace quest'area. Sì, no, lo capisco. Alfredo è un uomo da poco, insomma. Lei si è innamorata di un'altra parte, se pensa di che cosa si innamorano oggi, di chi si innamorano oggi tanti ragazzi, però Alfredo diventa vicino di Alfredo. Sentiamo. Esatto rovesciamento di quello che abbiamo sentito nel primo atto, cioè follie, delirio vano, questo non è vero. L'amore, per così dire, anche se la frase è retorica, ha vinto e lei si è sacrificata per questo amore al punto che adesso, per il nome dello stesso sacrificio, rinuncia all'amore, cioè sparisce dalla circolazione. E sparendo dice al suo amante: amami Alfredo, amami quanto io t'amo. Io e lei, caro Laura, sappiamo molto il francese e la cultura francese e Parigi. Quella stessa Parigi dove Verdi in quegli anni andava spessissimo e si fermava molto. C'era stato Chopin che muore nel 49. Questo che ho appena accennato è un notturno di Chopin. E questo invece Verdi. Questa è Traviata. La mia mano destra sta facendo il clarinetto, che grazie a Verdi improvvisamente nella storia della musica comincia ad avere delle parti straordinarie all'interno dell'orchestra. E questo è il momento in cui la nostra Traviata, nel centro dell'opera, pagina 104, la partitura è di 208 pagine, sembra fatto, tagliato proprio con il righello, dice: che cosa gli dirò adesso che arriva Alfredo? Allora sotto il clarinetto, e questo è veramente un modello chopiniano che si può fare anche al pianoforte, sembra come sta bene. Questa è una scena delle più importanti di tutta la storia dell'opera e sicuramente una delle scene più importanti di tutti i romanticismo, perché in un attimo, proprio in un baleno, l'orchestra si increspa, Traviata sulla scena comincia quasi a attorcigliarsi su se stessa perché sta arrivando Alfredo, dovrà dirgli qualcosa. Improvvisamente anche l'orchestra, quell'orchestra che fino adesso era apparsa a volte una miscela tra banda paesana e raffinatezze estreme, a volte diventa molto dissonante.
punto in cui finalmente Verdi svela il trucco. Quella melodia di sei note che abbiamo sentito per 108 pagine, sempre camuffata, anzi che non abbiamo mai più sentito perché l'abbiamo sentito a battuta 4 della prima pagina, in realtà non era altro che Amami Alfredo. Guardi che la bravura con cui Verdi sta gestendo quest'opera, arrivati alla metà esatta, la sagacia, la capacità compositiva, è un grande architetto, un grande ingegnere che sta facendo il burattinaio dei nostri sentimenti. Noi, quando sentiamo Amami Alfredo, razionalmente forse ci ricordiamo di aver sentito questa melodia due ore prima, un'ora e mezzo prima, ma istintivamente dentro di noi c'è qualcosa che ci fa dire: io lo sapevo già. E sa perché? Perché in fondo il nostro istinto ha sentito che fino adesso tutto è stato incollato da queste sei note di scelta. Io, quando lei ha detto, lo capisce solo lei, da un lato per fortuna, perché mi sciupa l'opera il sapere queste cose, ma i compositori quando agiscono in questo modo, e come fa Mozart, Beethoven, lo fanno perché in realtà è il linguaggio della musica che loro utilizzano per muovere le nostre sensazioni. E in questo Verdi, con buona pace dei tedeschi, è grandioso ed è pienamente iscrivibile nel 1853 come musicista all'interno della grande corrente romantica mitteleuropea. Non è assolutamente né un diverso né un ignorante, tutt'altro, anzi è uno di quelli che stanno facendo la storia del romanticismo. Ascolti, sono rapito, però insomma sentire due signori che parlano di Traviata sotto l'acqua, io sono un po' a disagio, vi devo dire la verità, per questo. Vabbè, comunque, se non piove più di così, forse possiamo arrivare alla fine. Amami Alfredo, Amami Alfredo. Traviato è un mi piace, sa cosa?